Buongiorno. Oggi prepariamo un primo piatto veloce e semplice da realizzare, adatto per coloro che in poco tempo vogliono cucinare un piatto sano, che sostituisca il classico panino o la tipica insalata, la pasta con le lenticchie. Ecco cosa occorre per preparare una porzione per due persone. 100 g di pasta di piccolo formato, in questo caso sto utilizzando dei bricchetti, 240 g di lenticchie sgocciolate, sono state utilizzate quelle in scatola chiaramente per fare più fretta, dell'estratto di carne, del brodo granulare, dell'aglio, dell'olio, del vino rosso e del pomodoro concentrato. Adesso a freddo mettiamo le nostre lenticchie nella pentola, poi questo tutto a freddo, dopo aggiungiamo una lattina d'acqua, se fosse necessario ne aggiungiamo ancora un pelino perché poi dopo dobbiamo cuocere la pasta all'interno. Dopodiché ci mettiamo, diciamo così, un mezzo cucchiaino di brodo granulare, l'estratto di carne lo aggiungiamo dopo quando comincia a bollire l'acqua. Dopodiché mettiamo dentro questi due spicchi d'aglio, li tagliamo a metà, li lasciamo grossi così dopo è più facile recuperarli. Poi ci aggiungiamo un goccio di vino rosso, meglio rosso con i legumi, ecco, un po' di vino rosso, questo è tutto a freddo, dell'estratto di pomodoro, un po' quanto basta, e un filo d'olio. Pochettino d'olio, ecco. Bene. Adesso mettiamo sul fornello il pentolino e portiamo l'acqua in ebollizione. Una volta portata l'acqua in ebollizione, aggiungiamo un pizzico di estratto di carne, una punta di estratto di carne, e l'aggiungiamo all'interno della pentola. Col calore si scioglie meglio, Ecco, dopodiché aggiungiamo la pasta, in questo caso questa pasta cuoce in 13 minuti, chi vuole chiaramente, questa è di grano duro, chi vuole chiaramente fare più in fretta può utilizzare dei ditalini che cuociono in 8 o 9 minuti, e tutto questo che rende più breve il tempo di cottura della pasta e della preparazione. Ecco, ora lasciamo per 13 minuti cuocere la pasta, giriamo di tanto in tanto e facciamo assorbire l'acqua finché si asciuga e diventa, cioè dipende, se uno vuole creare una minestra più liquida o una pasta e lenticchie non proprio a minestra, questo dipende dalla quantità di acqua che si mette all'interno. Di solito su 10 minuti un barattolo d'acqua basta per poi far assorbire al punto giusto la pasta. Ecco, ora attendiamo 13 minuti e la nostra pasta e lenticchie è pronta, ed eccoci dopo 13 minuti di cottura, la nostra pasta e lenticchie è pronta. Adesso impiattiamo, eccoci qua,